potrebbero provocare, come le normali sigarette, l'attivazione dell'allarme. Su, su, su! Cosa? Voglio! Scusi, ma la stanza 202 stanno facendo casino. Mi giro nell'occhio. Sono più o meno 600.000 metri d'altezza e stiamo cercando di fare un time lapse e tipo è un'ora che stiamo qui a registrare, stiamo morendo di freddo. Sei ancora lì? Mate, domani alle 11 di mattina, 11 e mezzo magari, saremo di nuovo in fiera. In fiera. Sei contento? Sì, saremo di nuovo in fiera. Era. Ti continui. No, devo stare. Vai, guarda, alza gli occhi. Arianna grande. Arianna, imposta sveglia alle 6. Andiamo in fiera, si va in fiera con la maglietta. Che si va in fiera? Ma non ti sei sgranato? Tua mamma è sgranata. Che puttana. Prima ripresa con la GoPro. Ciao ragazzi. Ok, vi spiego in breve cosa è successo. Tempo fa, sia io che Jumbo, su Instagram avevamo annunciato che saremmo stati ospiti al Torino Xmas, presente all'Ingotto Fiere il giorno 14 e 15 di dicembre. Abbiamo chiesto gentilmente ai ragazzi di Torino se fosse possibile salire un giorno prima per aver modo di poter registrare comunque qualcosina per i nostri canali. Una volta arrivati a Torino ci siamo accorti che il tempo, sì, non era male, ma non era comunque nemmeno dei migliori. Era veramente tanto tanto freddo e c'erano poche persone in centro, quindi tutte le nostre idee che avevamo in mente sono andate buzzezze nel cesso. In ogni caso, sia io che Jumbo abbiamo deciso di comunque registrare qualsiasi cosa, dagli sconosciuti alle fontane a qualsiasi cosa presente qui a Torino. Come prima cosa, il nostro obiettivo primario era quello di trovare l'hotel. Non siamo riusciti a trovarlo. Durante il nostro tragitto abbiamo trovato anche questo vecchio di merda che ci suonò con il clacson 100 volte mentre noi stavamo passando sulle strisce. Manco fossimo ai mondiali del 2006, suonava il clacson di continuo. Per prima cosa, una volta arrivati a lasciare le cose in albergo, siamo andati subito a vedere le cose belle di Torino, ad esempio la mole che ci hanno consigliato praticamente tutti. Com'è andato il... ma cagami! Com'è andato la scelta? Oddio, che freddo! Ci starebbe a comprare una maglia per ogni posto che visitiamo. O un portachiavi, che costa meno. O qualsiasi cosa, che costa meno. All'interno della mole non sapevamo ci fosse un museo, quindi siamo andati all'interno del museo e abbiamo cominciato a provare le varie attrezioni a tema cinema. Una delle cose che abbiamo provato era tipo... No! No, è troppo realistico. Cos'è questo bottone rosso? Oh, però sono un attore nato. Metti il secondo. Guarda il secondo. Eh? Che faccia? Il secondo tasto. I capelli. Sus. Adesso per la bocca ci scaccia un sus. Mate, però tra lui e noi non so chi è più brutto. Puoi girare. Elemento. Adesso è stato. Buongiorno. Ho messo sempre il dito davanti alla GoPro. Wait,
Io ti vedo in questo piccolo schermino con quei pantaloni tremendi. Ti veramente. E poi nulla, finalmente siamo arrivati in fiera. Ci tengo a ringraziare molto Giada, la ragazza che è stata con noi praticamente tutto il giorno, che grazie a lei, se vedete queste clip in questo momento, perché ha registrato praticamente tutto, tutto quanto lei. Quindi grazie Giada. Sì, lascerò il tuo canale in descrizione. Sia sabato che domenica avevamo appuntamento dalle 11:30 fino alle 6 con la pausa pranzo, ma praticamente non avevo mai nella vita rispettato questi orari. Una cosa che ci ha colpito davvero tanto è il fatto che eravate davvero in tanti, e non solo di Torino. Alcuni di voi hanno fatto la fiera anche per 2 ore. Questa cosa ci ha colpito molto e ci ha reso davvero tanto felici. Come il fatto che molti di voi mi hanno riconosciuto, questa cosa non me l'aspettavo e veramente sono stato molto contento di questo. Alcuni mi hanno scambiato per Vrat e questa cosa mi ha praticamente ucciso il cuore. Oh, grandissimo Vrat, sei un grande. Questa mi ha demolito. Alcuni di voi puzzava di nerd, però vi vogliamo bene. Il nostro scopo per appunto della fiera era quello di cercare di accontentare tutti. Il primo giorno abbiamo preso noi l'iniziativa di decidere le tempistiche, soltanto che con un gruppo magari facevamo un'ora, con un gruppo facevamo di meno, non ci rendevamo conto, non guardavamo l'orologio. Dal secondo giorno i ragazzi dello staff ci hanno, tra virgolette, dato questa regola, giusta più che altro, per cercare di accontentare tutti, di fare 20 minuti più 5 di foto con ogni gruppo. Questa cosa comunque sì, ci è dispiaciuta, perché noi avremmo preferito passare molto più tempo con ognuno di voi invece che questi 20 minuti. Però purtroppo ci hanno detto di far così e abbiamo rispettato insomma le regole. Come prima cosa di solito chiedevamo l'età. L'età la chiedevamo praticamente a tutti quanti, cercavamo addirittura noi di indovinarla. Alcuni, cioè, alti 3 metri e avevate 12 anni. Cioè, questa cosa ci ha sconvolto. Ragazze che sembrava avere 30 anni, ne avevate 12. Cioè, cosa vi danno da mangiare? In ogni caso, volevo farvi davvero i complimenti, perché siete stati molto gentili e siamo stati veramente bene. Sono stati 3 giorni davvero davvero belli, quindi nulla, volevo fare questo piccolo video after movie per più che altro raccontarvi la storia di questo Torino Xmas, di questi 3 giorni passati a Torino. Congelando, perché vero, veramente Torino era meno 900 gradi, qui nelle Marche si sta bene con le pecore e le capre, e Torino invece è fredda. Ah sì, e dimenticavo, giusto, non so quando uscirà questo video, ma auguri di buon Natale a tutti. Grazie a tutti.